Eccoci qui. Oggi sfiletteremo Dombo. Questo Dombo particolare è un Dombo di scoglio, lo vedete, dal tipo di pigmentazione della pelle leggermente più chiara. Allora, si pratica un'incisione proprio al centro, proprio a livello della spina, e poi andiamo ad accompagnare il coltello vicino alla lisca. Lo sentiamo perché la lama non va oltre, in quanto la spina del pesce non ci permette di andare giù col coltello. Andiamo, seguiamo. Nella parte dietro, diciamo qui alla branchia, faremo un taglio seguendo lo stesso giro e andiamo qui a continuare il nostro taglio. Ok, prendiamo un paio di forbici e tagliamo lungo tutto la parte esterna e abbiamo così il primo filetto di lombo. Stessa cosa facciamo da questa parte, sempre in mezzo col coltello. Qui possiamo allargarci ancora un po' di più perché non abbiamo le branchie come da questa parte. Vedete? Sempre con calma, stando attaccati sempre alle lische del pesce, piano. Logicamente ci vuole un coltello ben affilato. Ok, prendiamo le nostre forbici e facciamo tutto intorno. Eccoci qua. E facciamo la stessa operazione anche dall'altra parte. Eccoci qui. Allora, con i filetti di lombo li mettiamo in un piatto. La pelle l'abbiamo lasciata, eh? Allora, mettiamo così in un piatto. Lui è andato già una sciacquata sotto l'acqua. Ne diamo ancora un po' a questo qui che non è pulitissimo. Ecco qui. Poi prenderemo dell'olio extravergine, sale fino e pepe. E questo lo lasciamo riposare intanto, mentre prepareremo le patate, i pomodori e l'altro condimento da mettere sotto. Lasciamo preparare questo. Allora, per il nostro rombo al forno non faremo altro adesso che usare le patate e i pomodori ciliegini come questi. Iniziamo col pelare le patate. Le peliamo tutte e le tagliamo a quadrettini, poco più piccoli di quando le facciamo al forno, così hanno una cottura più veloce. E poi le mettiamo nella teglia. Le patate, una volta tagliate, una volta tagliate, potrebbero essere anche sbollentate in acqua bollente per abbreviare il tempo di cottura in forno, ma se le tagliamo piuttosto piccole non c'è bisogno. Come potete vedere, facciamo una cosa del genere. Ok, procediamo con le altre patate. Allora, eccoci qui, andiamo avanti con le patate. Logicamente sotto sempre dell'olio extravergine. Tagliamo le nostre patate. Queste dopo le metteremo appunto nella teglia, come ho detto prima, con dei pomodori ciliegini, spicchi d'aglio, olio extravergine, sale e pepe. E faremo andare tranquillamente il tutto in forno, senza il pesce. Prima cuociamo le patate perché logicamente ci vuole più tempo. Il rombo, una volta che l'abbiamo sfilettato, non chiederà molto tempo di cottura. Ecco qui. Patate messe,
ecco qui, ci siamo, perfetto. Prendiamo i nostri pomodorini, li laviamo. Ecco, io li metto così interi, perché dopo c'è, sono persone cui anche non gradiscono, in ogni caso l'aroma rimane. Nella cottura i pomodorini si andranno ad aprire e rilasceranno tutti i loro succhi. Mettiamo 3 spicchi d'aglio in camicia, li rompiamo così il loro profumo ci sarà. Poi aggiungiamo del sale fino. Il nostro pepe, e ancora un goccettino di olio. Fondiamo bene, giriamo con le mani, ci sporcheremo ma dopo ci laviamo. E questo letto, diciamo, di patate lo mettiamo in forno a 180 gradi, in forno ben caldo, mi raccomando. Ecco qua. Allora, controlliamo le nostre patate nel forno. Ok, stanno andando avanti di cottura, sentiamole con un dito. Se si asciugano un po', non facciamo altro che aggiungere del vino bianco. E le buttiamo in forno, ancora 10 minuti. Allora, eccoci qui, altri 10 minuti e le patate sono cotte. Prendiamo i nostri filetti di lombo che abbiamo condito prima, li appoggiamo sopra. Ecco qua. E li lasciamo andare in forno per altri 10 minuti. Ricordarci di bagnare con un po' di vino bianco dopo 5 minuti. Eccoci qua. Passati 10 minuti, abbiamo il nostro rombo al forno con patate, pomodori, datterini e olio extravergine. Buon appetito!